che cambia siamo noi. Il Fab Lab Milano è un laboratorio di digital fabrication. Abbiamo uno spazio molto grande, siamo vicini al Politecnico di Milano, siamo all'interno del nuovo polo manifatturiero, abbiamo incubatori di startup, abbiamo studenti, abbiamo professori, abbiamo aziende che possono usufruire dei servizi che noi diamo. Siamo in un quartiere che è il quartiere di Bovisa e cerchiamo attraverso la nostra attività di far crescere questo quartiere offrendo le nostre competenze, dando ad altri la possibilità di essere autosufficienti. Riesce a creare ricchezza, riesce a creare competenze, riesce a creare possibili partnership, possibili sinergie che poi danno vita a appunto nuovi progetti, nuove idee e nuovi sviluppi. Un Fab Lab, il primo servizio che offre è quello legato al do it yourself, quindi abbiamo uno spazio, abbiamo degli strumenti, abbiamo delle competenze, quindi ci sono delle risorse umane che si mettono a disposizione di chi ha bisogno di realizzare un progetto o semplicemente ha un problema e ha bisogno di risolverlo. Abbiamo creato una community di persone che periodicamente, quasi quotidianamente, frequentano lo spazio e si mettono a disposizione per gli altri o semplicemente svolgono il loro lavoro come un semplice co-working. Quindi uniamo un po' l'aspetto del fare legato appunto alla digital fabrication con l'aspetto del co-working, quindi questa eterogenea è molto importante perché nel nostro caso genera sinergie. Abbiamo, con la scusa del co-working, ragazzi che si occupano di videogame, ragazzi che si occupano di grafica, ragazzi che si occupano di crowdfunding, stagisti, ragazzi di alternanza scuola-lavoro. Cerchiamo di essere sempre più un contenitore che cerca di catalizzare dei contenuti affinché questi contenuti possano diventare più trasversali possibili. Per accedere al Fab Lab non è necessario avere una laurea, per cui dare consapevolezza, dare conoscenza, fare divulgazione, informare è il nostro primo obiettivo. Come? Condividendo le nostre esperienze con quelle degli altri. Qualcuno ha un bisogno inespresso, ha un problema, vuole risolverlo, è più facile, venendo da noi, trovare la risposta a molti problemi piuttosto che uno. Siamo reduci da un periodo di depressione dovuto ad una crisi che ha messo in ginocchio il mondo intero. Abbiamo nello stesso tempo avuto la fortuna, grazie ad internet, di aver contribuito ad accrescere il movimento open source. Il fatto di avere accesso a documentazione, informazioni, genera un flusso di pensieri e di consapevolezza, ok, che forse negli ultimi 30-40 anni si era un po' persa. Il fatto di dover delegare ad altri, non conoscere perché tanto c'è qualcuno che lo fa e lo fa meglio di me, ha portato ad avere sempre meno coscienza di quello che si fa. L'open source dà una scintilla. Io condivido, prendo in maniera gratuita un'informazione, la faccio mia e poi la ricondivido. Il mio aggiungere o magari togliere può essere utile a qualcun altro, ok? E questo crea, oltre che ricchezza, una crescita. La parola Italia che cambia cosa mi fa pensare? Mi fa pensare che dopo questo periodo di crisi è un momento di reset dove tutti più o meno partiamo da zero ed è un'occasione per tutti quindi per ripartire e magari costruire una strada di crescita. Quello che si può chiamare il vento del cambiamento è già da tempo che inizia a soffiare, per cui gli strumenti ci sono,
le tecnologie sono sempre più accessibili, cerchiamo semplicemente di rimboccarci le maniche e riprendere la cultura del fare che ha contraddistinto l'Italia negli ultimi secoli e continua a contraddistinguerci. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla.